Salve a tutti, friends, al vostro Super Corri. Eccoci qua, raga, Gran Premio degli Stati Uniti. Pista che mi piace tanto, tanto, tanto. Anche se dalla qualifica non si direbbe, perché tredicesimi, raga, proprio in Formula 1, sia con la nostra The Lion Racing Car, sia nel My Team, non riesco, porca vacca, a fare prestazioni eccezionali in qualifica. Nei long run siamo andati bene, quindi chiaramente, raga, l'obiettivo è quello di stare almeno tra i primi 6, spero. Vediamo, vediamo che succede. Vi ricordo, amici, che stasera c'è una bella live su Twitch con Formula 1, quindi ci sarà doppio appuntamento oggi con F1. Poi vi lamentate che non lo porto troppo spesso, adesso cercherò di portarlo un po' più spesso. Lo studio si sta materializzando, sta arrivando tutta la roba. Oggi ho preso un altro oggetto molto bello che poi appena arriverò gli farò la recensione, perché penso sia molto utile per tutti, non solo per me. Quindi, raga, preparatevi, perché tanti piccoli oggetti di poco costo ma di molta resa sto prendendo. Quindi in settimana mi manca solo il LED, raga. Se arrivi il LED lo studio è pronto, io con mezza giornata ho allestito tutto. Purtroppo se non arriva sto benedetto LED non voglio fare un video sulla mia nuova, il mio nuovo studio di registrazione senza l'attrezzatura completa. Quindi, raga, partiamo. Tredicesimi, Pierino Gasly è dietro, non si sa neanche dove cacchio è andato a finire. Perciò, raga, le prospettive per la gara sono fare tanti punti, perché questa è la quart'ultima, mi sembra, gara della stagione. Vogliamo finire al terzo posto e sapete che stiamo lottando per il terzo posto nel mondiale, perché poi l'anno prossimo, che penso sarà l'ultimo anno, perché alla fin fine, raga, se ci facciamo un calcolo, questo campionato finirà a febbraio inoltrato, un altro campionato durerà comodo quei 3 mesi. Non so, raga, se ci uscirà un quarto campionato, né col My Team né con le vetture ufficiali. Quindi sfruttiamo tutto quello che abbiamo adesso, raga, e poi vediamo che succede. L'anno prossimo My Team, l'obiettivo è vincere il mondiale, e in Formula 1 ufficiale, non vi dico il team, lo vedete poi fra qualche giorno, quando finiremo il campionato, dobbiamo vincere il mondiale. Partiamo, Franz, andiamoci a divertire insieme. Si parte, Franz! Dai! Parte il Gran Premio! Si mette sull'esterno Super Corris! Ma pure Sainz fa la stessa pensata! Ah! No! Ci si aggancia in tanti! Però siamo già tra i primi 10! Carletto Sainz già si vuole reinserire! No! Madonna Albon! Rischiamo di tamponarlo! Rischio di Super Corris con Albon! Quattordici giri. Arriva Sainz di nuovo. Dove cazzo va Sainz? Una partenza decisa, ben fatto. Si prova a mettere dentro Carletto Sainz, ma Corris si tiene stretto il decimo posto, con vista su Alex Albon che è la scia. Bisogna provare una super staccata. Oh! E stacca Corris e si prende la posizione. Buono, buono. E adesso abbiamo Landino Norris, bello lercio qua. Deve rimanere vicino Super Corris che si avvicina. Oh! Ah! Va lungo Corris, ci prova. No, cazzo, raga. Okay, sei nella top 10. Errore di Corris. Ah! Sei botta Corris. Forse ho dato una bottarella di troppo Albon. Cerca di scappare Super Corris. Non rompere le balle. Infatti sto a tavoletta con la potenza. Si avvicina Super Corris a Landino Norris. Si avvicina Super Corris. Albon dietro con l'ala anteriore un po' danneggiata, perde terreno.
Si avvicina Corris! Sbaglia Norris! Sei botta dentro Super! Oh! Ok, lo stato del motore sta peggiorando, ti avviso. Passa Super Corris, vai! Ah, largo cazzo, raga! Sta tornando sotto Super Corris. Consentito da questo giro, usalo nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dalla. Insomma, questo ci viene a rompere le palle. Anche nel My Team, Norris. Ma che cazzo mi è entrata la magra per un attimo? Torna sotto Super Corris. Che devo andare a riprendere questi due qua davanti. Sfrutta la pista Super Corris. Concentratissimo. Guardate quanti ce ne stanno là. Dai che si avvicina Corris. Si butta dietro Norris e Albon. E inizia a recuperare su quelli davanti, Albon che alla fin fine ha preso un bel ritmo, anche con l'ala un po' rotta. Arriva Corris. Ai limiti Super Corris. Ma sta arrivando. Arriva, arriva! Madonna come si avvicina Ocon e Perez! Zona di RS che non gli viene dato in questo momento, ma possiamo prenderlo qua! Nel prossimo rettilineo! Sta risalendo come un pazzo Super Corris. Che paga ancora una volta una qualifica schifosissima. Arriva. Oh. Va lungo Corris, ma deve prendere il DRS e ci riesce. Ci riesce. Strategia alternativa a disposizione sul DNF. Arriva Corris. Madonna quanto hanno perso quelli dietro. Oh. Ah. Si tocca con Ocon. Che sta andando troppo lento. Si butta dentro Super. Passo Ocon, grande. Sorpasso pazzesco! Pazzesco! Bello, che sorpasso! Grazie Ciccio! Non pensavo di poterlo fare un sorpasso del genere! Si avvicina Corris! Prendi la scia di Perez! Oh, come si imbarca! Ocon vicino. Oh, rischia. Oh, niente. Non ci riescono a subire il sorpasso senza darti il colpetto. Andare fuori, cazzo.
Completamente fuori traiettoria. Favorisce il ritorno di Ocon, Super Corris. Che si butta dentro, ma Corris si chiude la porta in faccia. Madonna quanto viaggio la Racing Point. Corris adesso prende la scia. Bandiera gialla. Oh! No! Fuori Lando Norris. Stavo rischiando di prendere Perez, raga, ho frenato troppo, troppo! E cazzo freni, pecco! Arriva Corris! E questa volta prende la scia Corris! Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti. Questa volta prende la scia Corris! Si butta dentro, prova a incrociare Perez! Oh! Si imbarca la nostra vettura, ma Corris passa! E adesso ci sono Verstappen e Ricciardone da andare a prendere! Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,5 secondi. Arriva Corris come un missile! Oddio quanti ce ne sono là, raga! Oddio quanti ce ne sono là! Quanti ce ne sono là! Vai, usciamo dalla zona DRS, non c'hanno neanche il DRS quelli dietro. 3,5 secondi che possono essere recuperati perché ci abbiamo un passo forte. Larghissimo Corris qua. E adesso lo sta tranquillo, voglio. Box in questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Entra Super Corris. Raga, dobbiamo fare una strategia del genere per cercare di tornare su. Ma l'importante è che non mi cambiano l'ala, se no li picchio questi, meno male. Bravi ragazzi, bravi. Dai raga, dobbiamo sfruttare adesso. Infatti ci abbiamo il traffico, cazzo. Madonna, si imbarca la vettura, non ci voleva Russell davanti. Ce lo dobbiamo levare subito dalle palle, vediamo quanto è lento Russell. Arriva Super Corris! Si butta dentro! Deve darmi la scia Kimi! Vai, bravo Kimi! Lo fai sembrare facile! Forse ce l'ha la Russell, ma non fa niente! Corris adesso deve viaggiare come un pazzo! E arriva Corris sul Raikkonen. Rompe il paletto Super Corris. Ecco, in queste curve ci abbiamo sempre qualche problemino. Vabbè raga, non ho visto. Là non si vede mai quel cazzo di cordolo. Dai che con le gomme nuove non dobbiamo deciappare. Arriva Super Corris su Kimi. Arriva Corris su Kimi. Che si mette tutto dentro. Corris all'esterno. Mantiene Kimi.
Vicino Corris! Vicino Corris! All'esterno! Passa all'esterno di Kimi, pazzesco! Pazzesco Super Corris! Che combina Kimi! Che non può fare nulla! Ah, largo Corris, largo! Potevo prendere la scia di Magnussen! E non ci riusciamo! Anzi, veniamo pure quasi ripresi da Kimi! Vedo Verstappen là, raga, non è lontano! Stiamo deciappando le gomme praticamente in tutte le curve! Ah, si imbarca! Ragazzi, stiamo recuperando! Oh, penso che c'è il DRS, Magnussen! Così non è! Dai, che Super Corris è vicino! Vicino Corris! Può recuperare! Anche perché Verstappen c'ha le gomme bianche! C'è anche Ricciardone là! Due secondi e mezzo, sta arrivando Corris! C'era tutti davanti! Nonostante abbiamo una vettura che di motore non è proprio al top! 5 giri per tentare l'aggancio! Dai! Due secondi e tre. Arriva Corris, raga. Largo. Due secondi e uno. Eccoli là, raga. Abbiamo tutto il tempo per andare a prenderli. Senza rischiare più di tanto. Anche perché vedete in certi settori perdiamo proprio tanto. Arriva! So perde quello che vi pare, ma Corris è più veloce. Abbiamo carburante sufficienza per un and dove. Un and nove, due. Dai, che inizia a percepire la scia fra poco. Dai. Oddio, quanto stiamo andando forte. Si avvicina Super Corris. Non ha paura Corris. Sfrutta la pista, si avvicina. Non riusciremo a... raga, mi spiegate perché c'è tutto questo fumo al posteriore? Tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto.
Arriva! Raga, sto concentratissimo ora. Un secondo, dai, che possiamo prendere il DRS. In pessimo stato, cerca di mantenere la temperatura del propulsore a un buon livello o rischieremo grosso. Niente, raga, ah cazzo, inizia a fare fumo il motore, raga, porca puttana. Siamo arrivati ai limiti col motore, ecco perché il rettilineo non siamo veloci. Ma ora o la va la spacca, friends. Arriva, corri su Verstappen. Sfruttiamo quello elettrico con l'ERS. Oh, vicino Corris. Prende la scia DRS. Ah, largo, largo, largo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Vicino Corris, raga, vicino. Quanto stiamo a spingere, mo? Peccato che abbia il motore che fuma, Franz. Ah! Frenata pazzesca. Prova a prendere la scia Corris, il motore in fiamme praticamente. Prova a prendere la scia Corris. Si avvicina. Raga, ma Verstappen è un bastardo, ci riesce a stare avanti. Trazione incredibile della Red Bull, che noi non possiamo equiparare, peccato, si poteva tentare. Stiamo riprendendo pure Ricciardone, raga. Oh, si avvicina Corris. Col motore che sta per esplodere. No, va lungo Corris. Verstappen ci chiude. Spero di non aver avuto danni. Raga, mi sa che devo mettere la macra addirittura. Madonna, ha ripreso pure Ocon, ci ha ripreso. Raga, macra, stiamo in mezzo alla cacca. Stiamo in mezzo alla cacca, friends. Devo mettere la macra perché il motore non ci fa arrivare a fine gara, se no. Finale trailer. Arriva Max. Sto per la macchiosa, ma ce l'ho fatta. Ora il problema è che sta per esplodere il motore. Va Corris, largo. Con la vettura depotenziata, prova Corris. Ne abbiamo due dietro. Sta per esplodere il motore, raga. Pensavamo di farcela tranquillamente a fare sta gara, invece il motore non va. Aia, aia. Ci resta abbastanza carburante per un solo. Meno male si stacca Verstappen, che è braccato anche da Ocon.
Ma guardate quanto ci guadagna il rettilineo. Oh! Si è buttato dentro Verstappen! Neanche la settima riusciamo a mettere, la prima ci andavamo di brutto perché il motore è troppo depotenziato così, Franz. Ok, il distacco è 7,8 secondi. Ma che cazzo stai a guardare il distacco? Dobbiamo scappare a sti due! Prova a scappare, Norris! Si leva dalla scia! Fuma di continuo la vettura! Arriva Verstappen di nuovo! Neanche l'ottava ci riusciamo a mettere! Oh! Se ne butta dentro Norris! Pazzesco! Rimane dentro Norris su Verstappen! No! Stretto, stretto Norris! Si tiene la posizione, pazzesco! Battaglia incredibile! All'ultimo giro, Super Norris! Che cazzo fa? Adesso dobbiamo però arrivare! Vai, non è esploso il motore, che culo! Quinti, cazzo! Vai, vai, vai! È la fine della gara. Vai! Ci vediamo nel parco chiuso. Grandi! Grandi, raga, grandi! Formidabili! Pilota del giorno, abbiamo fatto una gara di sofferenza! Oggi. Eccomi qua, Jens, contento per vittoria numero 7027. Grandi, raga, grandi. Non abbiamo preso il podio, però oggi era veramente fondamentale cercare di arrivare in una buona posizione tra i primi sei. L'avevo detto, ci saremmo arrivati, infatti quello è stato. Podio neanche a farlo apposta, doppietta Mercedes, scoccarletto terzo, ce ne sbatte le palle. Andiamo a vedere la classifica, raga. Che bersaglio. Beh, evidentemente vi abituati troppo bene, perché se ci si lamenta di un quinto posto, contando che l'anno scorso era il massimo a cui aspiravamo, vuol dire che siamo saliti di prestazioni. Buona gara, come al solito sorpassi garibaldini, perché sennò rimaniamo dietro agli altri per ore. Quindi bene così, dai. Finiamo questo mondiale al terzo posto se riusciamo, e poi il prossimo si deve lottare. Dobbiamo fare le scarpette all'amico Toto Wolff. Appena un nostro diretto avversario per la lotta. Dai raga, che ci abbiamo 29 punti sul Ricciardone, che ci è arrivato avanti, e Verstappen rimane dietro. Su, su, su. Mentre i costruttori siamo abbastanza tranquilli, però potremmo tentare di riprendere la Red Bull. Raga, dai, bellissima gara. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti al vostro Super Corris.